Ciao, ciao. Queste persone non sanno quante bimbe, ragazze, donne aiuti con la tua testimonianza. Sei bellissima, un abbraccio. Grazie. È per questo che faccio questo video, questi video, parlando del tumore che ho avuto che si chiama retinoblastoma, con l'intenzione di sensibilizzare su questo argomento, fare prevenzione e normalizzarne le conseguenze. Tantissime persone mi scrivono che hanno perso un occhio per incidenti o per questa malattia o per altre malattie, che hanno un figlio che ha questa malattia, perché il retinoblastoma colpisce soprattutto nei primissimi anni di età, quando si è un bebè, a 1 anno, 2 anni, 3 anni. Non ha sintomi evidenti, quindi molte persone non ne conoscono le dinamiche di questa malattia, proprio perché non ha sintomi evidenti. In altri video mi sono soffermata sulle varie, sui vari eventuali sintomi, quindi lo trovate nel caso giù. Quello che, su cui volevo soffermarmi in questo video invece è proprio la grande vicinanza che ho ricevuto da parte di tante persone che hanno avuto un'esperienza simile, se non uguale alla mia, che si sono sentite accolte, che si sono sentite comprese, che si sono sentite normali. Perché sì, alle volte questa condizione non ci fa sentire normale, anche se siamo normali, normalissimi esseri umani. Però sapete, una cosa è dirselo o dirlo, un'altra cosa è comprenderlo nel profondo. Come in tutto ci vuole magari un pochino più di tempo nel ricordare che il nostro valore è molto più grande del nostro occhio perso. E mi ha scritto una mamma chiedendomi di parlare con sua figlia che a breve farà la mia operazione. Mi hanno scritto altre mamme chiedendomi consiglio, persone chiedendomi consigli per le protesi o per come affrontare o far affrontare i loro amici o i loro familiari che stanno vivendo un'esperienza simile alla mia. Quindi che gli haters continuino pure ad attaccarmi, ma 10 milioni di haters non fanno un messaggio di una persona che si sente aiutata da questo mio lavoro, questa scelta che sto facendo in questo profilo. Perché anche a me fa stare bene, anche a me fa sentire utile, anche a me fa sentire più grande dell'esperienza che ho vissuto, perché lo siamo tutti più grandi delle esperienze che abbiamo vissuto. Grazie per averlo menzionato. Grazie per averlo tirato fuori in difesa di un attacco di un hater. Molti non riescono a comprendere che questo sia normale, non sono in grado di accettare se stessi e quindi l'altro. Perché lo ripeto spesso, questi video non sono altro che un gesto d'amore a me e al mondo. Non tutti sono in grado di ricevere quest'amore, non tutti sono in grado di comprenderlo. Ed è giusto così, va bene così. O forse non sono in grado io di esprimerlo per loro, o forse semplicemente sono percorsi diversi. Ma l'amore che sto io ricevendo da queste persone che si sentono meno sole, a me basta. Anzi, è molto di più di quanto io credessi o mi aspettassi. Grazie mille. Ciao, buona giornata.